Anche alla nostra eccellente ospite Claudia Corina Benedetti chiediamo quali sono gli elementi principali dell'intervento che andrà a fare oggi in occasione di Arte e Bellezza 8 marzo 2015. Arte e bellezza sono secoli che vediamo quanti scrittori, poeti, pensatori, artisti hanno cercato di identificare, di dare una dizione di ciò che è arte e bellezza. Quindi partirò da un velocissimo excursus storico proprio atto a dimostrare che è un qualche cosa che promana da dentro, la sensazione che uno ha del bello e la sensazione che può avere rispetto a un'opera d'arte, indubbiamente sono molto soggettive. Di qui chiaramente, non che con questo non ci siano i canoni della bellezza, che tra l'altro decantata da Omero, Platone, Aristotele, eccetera, ma certamente rapportati al giorno d'oggi, dove tutto è apparire, poco essere. E quindi forse ecco, l'esigenza di far sì che il nostro modello mentale e culturale cresca assieme a noi in modo che ci faccia anche accettare quelli che possono essere i segni. E qui andiamo a vedere il concetto correlato all'estetica. Direi che quindi sono temi estremamente affascinanti, estremamente ampi, ma c'è un dato di fatto. Laddove noi vogliamo parlare, qui subentra anche il fatto che sono presidente di un osservatorio sulla sicurezza, è che il benessere, quindi il benessere anche psicofisico, che non è solo della donna, dell'uomo, ma anche dei bambini, deve essere anche sentito in maniera forte rispetto all'accettazione di sé e del proprio corpo. Ecco, su questo Schindler, e risaliamo sempre per fare un po' i grandi teorici, fece uno studio molto interessante nel 1935 proprio per dire come era importante per un equilibrio e per un senso di benessere, che è l'anticamera della sicurezza, far sì che noi conviviamo bene e accettiamo il nostro corpo e ci accettiamo per ciò che il nostro corpo ci consente anche di fare. Allora, intanto grazie e, per chiudere rivolgendoci agli amici di liberi.tv e chiudere con un interrogativo, ma il bello oggettivo esiste o è una chimera? Noi che cosa rispondiamo? Proviamo a rispondere, perché noi pensiamo sempre di avvicinarci ad una verità, non potremo mai averla e possederla, però avvicinarci sì. Beh, qui anche Nietzsche e tanti altri che con i loro aforismi ci hanno riempito, Oscar Wilde, sul quale sono meno concorde perché così veramente prorompente. Io credo che ancora ci vorrà del tempo prima di arrivare alla possibilità, anche noi che oggi viviamo poi con un'alta tecnologia, quindi con un collegamento mondiale con tutto il mondo, credo che così come non sono stati in grado di fare i grandi pensatori, grandi, tra l'altro non solo poeti del passato, che descrivono, decantano la bellezza. Basta pensare a Dante con Beatrice, che ne descrive la bellezza, che poi è una bellezza interiore, tant'è che poi diventa non solo la musa ispiratrice delle sue opere, ma l'accompagna poi nel paradiso, quindi divenendo anche. Ripeto, credo ci vorrà del tempo. Benvengano quindi queste iniziative. Io faccio un plauso al cantiere che ha aperto un tema che sembra forse frivolo e leggero, mentre di una profondità enorme per le implicazioni che esso ha. Ma ritengo che dobbiamo tornare forse al concetto del passato, dove la bellezza non era mai svincolata dalla essenza dell'essere della persona, cioè faceva trasparire quella poi che è diventata la luminosità, l'aurea dei famosi dei, no? Che quindi traspariva la loro bellezza interiore. Basta pensare, e chiudo, se non sono troppo lunga, ad Alessandro Magno, grande, grandissima e meravigliosa persona, però che aveva ammazzato tantissime persone per il suo grande voglia di potere e di valore. Poi incontra Dioniso, questa persona meravigliosa che viveva, tra l'altro uno dei pochi che viveva nudo in quel periodo in Grecia, e deve avvicinarlo per capire questa sua grandezza. E lì capisce la differenza, perché da lui traspariva una bellezza interiore che Alessandro Magno, invece, grande voglioso di potere, ecco, non avrebbe mai raggiunto.
Grazie, noi proseguiamo la nostra carrellata, i relatori sono tanti ma sono tutti veramente meravigliosi con dei contributi assolutamente fondamentali per noi di Liberi.tv.